Abbiamo in collegamento telefonico l'onorevole Paolo Cento, coordinatore di SEL, Sinistra Ecologia e Libertà di Roma. Naturalmente parliamo di Roma e gli chiediamo di ripetere per i nostri telespettatori quello che in maniera chiara aveva espresso stamattina ad Agora, ma il conduttore naturalmente con volontà filo governative cercava di far capire che non avevano capito ciò che era stato chiaro. A lei, onorevole Paolo Cento. A noi la posizione è molto chiara, noi in questa crisi abbiamo sostenuto che Marino doveva andare in Campidoglio perché quella è la sede che rappresenta la città di Roma, dove ci sono i consiglieri comunali eletti, e in quella sede si poteva fare, si deve fare, spero ancora, una valutazione sull'operato del sindaco Marino e anche sulla vicenda degli scontrini, che non va certamente sottovalutata. E invece il Partito Democratico, fatemelo dire in modo incomprensibile anche a me che da tanti anni sono impegnato sul fronte politico, ostinatamente rifiuta questo confronto in Campidoglio, che poi era anche il modo migliore per arrivare probabilmente allo stesso risultato, quello dello scioglimento del Consiglio Comunale, e prepararci per nuove elezioni nella prossima primavera. Sembra che abbiano raggiunto 25 firme di consiglieri non andando a prendere voti dell'opposizione, e una posizione... No, hanno preso, se raggiungono le 25 firme vuol dire che Marchini e la lista Marchini sostiene questa operazione del PD, e quindi vuol dire che il PD si prepara a fare un accordo con Marchini, che era il candidato contro Marino nelle scorse elezioni. Quindi pensano di fare una lista tipo Brugnaro, Marchini prende a destra e a sinistra, poi abbiamo i risultati di Brugnaro a Venezia, e naturalmente per battere il Movimento 5 Stelle, che fa tanta paura. Io nessuna paura del Movimento 5 Stelle, credo che a sinistra dovremmo mettere in campo. Roma merita un sindaco democratico, non dei palazzi, popolare, di sinistra, larico, e Sinistra Ecologia e Libertà lavora per presentare alla città nelle prossime settimane questa opzione. L'ultima riflessione, perché so che naturalmente deve entrare dentro, perché i momenti sono importanti, però noi di cosa ci meravigliamo? Il governo Renzi caccia D'Alema e porta Cicchitto, vuol dire che naturalmente il partito della... Roma temo che il Partito Democratico si allea con Beva Belvito, che era la vice sindaca di Alemanno nella scorsa legislatura. Ognuno si sceglie gli alleati che può.